Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video su Starship Troopers Extermination. Sono felicissimo di portarvi questo nuovo video perché, amici miei, è arrivata la versione 1.0, finalmente è arrivata la nuova versione, la versione che lo porta via dall'Early Access e finalmente oggi posso portarvi un gameplay, finalmente. Con questa nuova versione l'ho aspettata, l'ho attesa, nel mentre ho fatto un bel po' di cose che sicuramente spero abbiate visto. E amici, cosa vogliamo dire se non che bello vedere un gioco svilupparsi man mano in italiano? Quindi direi che sono veramente veramente contento. Sono davvero felice e non perdiamo tempo, andiamo subito all'attacco. Cambia classe, cioè. Ah, che posso scegliere? No, no, no. Fronte Attention galattico. troopers. Fermi, fermi. Today marks the dawn of a new era for the Federation. Deep space scans have discovered a remote planet in the unexplored system of Aquana. We have named the planet Boreas, as it appears to be a frozen expanse filled with untapped resources and opportunities. The particulars of these resources are not fully understood, but the spectroscopic data indicates they have immense potential as energy sources. We will not be alone on this planet. Our first wave rangers have reported multiple encounters with the bug. Their presence, though unwelcome, will not deter us from hoisting the Federation flag high above this icy land. Fantastico, fantastico. Che aspettiamo? Ma che aspettiamo? Ma andiamo subito. Come si fa? Come si fa? Che devo fare? Ditemi, ditemi. Ok, quindi per partecipare, noi dovremmo creare la nostra compagnia o entrare in una. Ci siamo ragazzi. Dopo 757 anni, quindi il segreto è crearsi una compagnia, anche se da solo, aspettare che si carichi dopo il matchmaking che c'è scritto 1 minuto e mezzo, ma può essere anche 2 o 3 minuti. The Deep Space Ed Vanguard eccoci. deployed to the frozen ice sheets of Boreas Ci to metterà reclaim the assieme a planet qualcun altro, and secure a presumo, anche Science se devo Federation iniziare da solo, colonization muoio. and military outposts. Ice those bugs, troopers. Ma sti cazzi, perché ci siamo. Io voglio andare con la fanteria Incubo Ranger e avviamo la missione. Assault and secure mission is La a go, Madonna. Brimstone 1. You know the drill. Secure the objectives in the order issued by command. Fire out. Ok. Con calma. Serve. Ok,
Quanti nemici vuoi? Sì. Dingo più tardi che i nostri rinforzi sono limitati, stronzo. Ma si può sapere? Going the wrong way. Mi sa di sì. Get back in the fight, trooper. Let's go. Ma porca puttana! Hanno un botto comunque, è assurdo. È qualcosa di veramente inspiegabile. Ok, dobbiamo creare la base. Dobbiamo creare la difesa. Eh beh sì, effettivamente va bene anche così. Dobbiamo creare la nostra base e difenderla. Ci sta. Sono arrivato giusto nel momento buono. Faccio fare ancora una base perché io non mi ricordo un cazzo. Ci gioco da un bel po' di tempo. L'ultima volta che ho fatto il video. No! Qualche tempo in meno, no, comunque lagga tutti mi pare, credo anche qualcun altro che smette a fare i bannettini. Allora, se io posso contribuire, ok. Allora, se posso contribuire a una costruzione, molto volentieri. Allora, se io volessi costruire...
across the board. Expect a lot of bugs. Eccomi, arrivano. Defend yourselves. Pulse detected. Readings look good so far, Brimstone 1. I am detecting a lot of arachnid activity, so expect company. Ok, perfetto. Però non puoi laggare così tanto, cioè è assurdo. C'è un minimo di contegno. Ma non è manco un po' laggata in sede di connessione quando proprio il cavo di frame rate che... giocabile ragazzi, è veramente ingiocabile. Lascia fa un cazzo assurdo. Mo sembra che si sia stabilizzato, cioè verso la fine del gioco. Grazie, complimenti. Invece no, ho parlato prestissimo. Guarda come larga male! Allora! Oh! Raga, non può largare così tanto però. Cioè, io questo video lo faccio vedere in questo modo perché è così che devono vedere. Che è assurdo che vada così. Cioè... è assolutamente... che? Perché non mi fai uscire? Cioè guarda come lagga! Se sei fermo su un punto non succede niente, va tutto ok, ma appena fai qualcosa che rompe il cazzo al gioco... vabbè, sarà stato bene. Ottimo. E mi è crashato. Amici, grazie per aver visto questo video e niente, è un macello, veramente un macello. Vabbè, noi ci vediamo su un prossimo video, perché sicuramente pronto un altro video su Starship Troopers Extermination.